Workout di oggi che prevede un bel double AMRAP, quindi due AMRAP da 6 minuti l'uno. Riscaldamento di oggi in modalità EMOM. Abbiamo un bel EMOM da 6 minuti, andiamo a fare per ogni minuto che compone l'EMOM 40 secondi di lavoro e 20 di riposo e abbiamo due movimenti diversi, cioè nei minuti dispari andremo a fare 40 secondi di single under e poi avremo i nostri 20 secondi di riposo prima di passare ai minuti pari dove per 40 secondi andremo a fare Cossack Squat. Finito il Cossack Squat, 20 secondi di riposo e poi di nuovo single under e squat. Finita questa parte, siamo caldissimi, possiamo andare a scaldare i movimenti che compongono il workout. Abbiamo detto che è un AMRAP da 6 minuti, cioè 6 minuti di lavoro, maggior numero di ripetizioni possibile. Finiti questi 6 minuti, ne abbiamo 3 di riposo, dopodiché ripetiamo uguale questo AMRAP da 6 minuti. Ma come è fatto questo AMRAP? Sono 3 power snatch, uomo 60 e fanciulle 40 kg. Finito il terzo power snatch, appoggio sulle spalle e ho 3 back squat ovviamente con gli stessi chili. Finito il terzo back squat, riporto il bilanciere a terra e ho 20 double under, quindi 3 3 20 3 3 20 3 3 20 per 6 minuti. Ti manca la corda, non hai il bilanciere, non hai tutti i dischi, non ti preoccupare, questa appena descritta è la versione full equipment, quindi se a casa hai un sacco di attrezzatura, abbiamo le altre due modalità, home equipment, cioè se hai un kettlebell, un dumbbell, quindi un sovraccarico a casa che puoi gestire, oppure la versione no equipment, quindi completamente a corpo libero. Per quanto riguarda la parte finale di oggi, andremo a fare come cash out un set solo di plank on hands, quindi plank in appoggio sulle mani, max effort. Dobbiamo riuscire a rimanere in plank per il maggior tempo possibile. E cosa ci manca per oggi? I social, metti che mi sto per dimenticare i social, Instagram, Facebook, canale YouTube, seguiteci, likeateci, taggateci. Iniziamo il warm up di oggi in modalità EMOM con i single under, quindi un salto e un passaggio della corda sotto i piedi, gomiti vicino al corpo e cerchiamo di ruotare esclusivamente i polsi. Dopodiché, secondo movimento, ad alternare single under, Cossack Squat, quindi aumentiamo abbondantemente la distanza tra i piedi, andiamo in accosciata su una gamba mantenendo l'altra gamba tesa e andando a ruotare sul tallone, scendiamo il più possibile, cerchiamo di rimanere con la schiena dritta e tutti i piedi ben piantati a terra. Movimenti che compongono il workout: il primo è power snatch, quindi bilanciere che parte con i dischi che toccano il pavimento, siamo con la spalla in linea, portiamo il bilanciere alle anche e quando lo sentiamo alle anche acceleriamo spingendoci via da terra per innescare così la salita del bilanciere. Lo riceviamo in semi accosciata e braccia tese sopra la testa. Appoggiamo quindi poi il bilanciere sulle spalle perché il movimento successivo sono i back squat, quindi accosciata completa con il carico sulle spalle. Anca più in basso del ginocchio, piede ben piantato a terra, spinta con tutto il piede e con tutta la gamba per concludere il movimento e ritornare nella posizione in piedi. Finiti questi 3 back squat, abbiamo i double under, quindi 20 double under, vuol dire un salto e un doppio passaggio della corda sotto i piedi, un salto, doppia rotazione, doppio impulso dei polsi, quindi un doppio passaggio della corda. 3 3 20 per 6 minuti, 3 minuti di riposo e andiamo a ripetere poi di nuovo 6 minuti. Per quanto riguarda il cash out, dovremo fare una sola volta plank in appoggio sulle mani, quindi mani sotto le spalle, spinta, chiusura del petto e spinta in alto delle scapole, maggior tempo possibile, ovviamente mantenendo il corpo teso e l'attivazione di spalle e scapole.